C'è quanto viene recuperato dagli archeologi successivamente alle fasi di scavo di una tomba a cremazione. E in questo caso, vediamo come i frammenti scheletrici e dentari eh, cremati sono eh, grossolanamente frammisti a eh, grossi pezzi di agglomerato di terra, sedimenti e dei stessi frammentini, diciamo scheletrici. E questa è appunto. Una sorta di fotografia, cioè come il materiale osteologico viene prelevato e giunge ehm, qui diciamo in, in deposito per una prima fase di eh, lavorazione di pulizia. Eh, quello che sostanzialmente andiamo a fare e che molto spesso viene anche in un certo senso boicottato come essere non di fondamentale importanza, ma in realtà è propedeutico a tutto quello che faremo successivamente in laboratorio. È liberare dagli agglomerati, quello che noi definiamo dal pan di terra, eh, i frammenti scheletrici. Qui abbiamo una fase immediatamente successiva, dove vediamo che non ci sono più questi grossi agglomerati di eh, terriccio di sedimenti e di ossa, per tirar fuori poi effettivamente il materiale scheletrico e dentario. Ecco Questa è una, una prima diciamo, visione. E sembrano proprio delle zolle di terra, diciamo. Sì, il principio è quello perché questo ci aiuta eh, qui in uh, laboratorio sul campo a fare una prima divisione tra uh, porzioni appunto di terra pietrisco e quant'altro. Rispetto invece al materiale scheletrico umano e di poterlo fare con dei tempi che sono un pochettino più lunghi, eh, più riflessivi ecco, rispetto invece a eh, quelli frenetici dello scavo archeologico. E nel caso in cui vi siano poi degli elementi di corredo di piccole dimensioni non riconosciute in fase di scavo, è possibile appunto anche recuperarli in sicurezza e essere certi di non lasciar nulla ecco, in, ehm, sul campo e di Quindi documentare. E fatto tutto. un microscavo. Si tratta, di un microscavo anche se poi per chi studia i reperti cremati sappiamo che il microscavo ad esempio dei contenitori e del, delle urne avviene secondo diciamo delle regole stratigrafiche ben precise quello che noi facciamo di fatto qui è armati di specillo e di bastoncini di legno andare a liberare dal pietrisco dal materiale diciamo sedimentoso eh, dallo scrigno di terra come dicono alcuni i frammenti scheletrici per poi questo è, diciamo, il terzo step, eh, cominciare a capire di, di cosa si tratta. Come stai agendo qui con lo speccino? Ma qui vado a mettermi in evidenza, esattamente come si fa sullo scavo, ad esempio, di una tomba in umazione, cioè vado a mettermi in evidenza il materiale scheletrico e poi con l'aiuto di un pennello, possibilmente a setole morbide, Vado a pulire diciamo, dallo smosso che ho creato con il bastoncino di legno. Vado abbastanza diciamo, mh, sicura eh, perché il bastoncino di legno, soprattutto sui frammenti cremati, che sono frammenti, diciamo, sono reperti osteologici particolari e non crea alcun tipo di... Ehm, di, di, di graffio ecco non, non, non rovina la corticale dell'osso quindi posso andare la cremazione spitta. li rende più eh, diciamo la cremazione li rende rende il tessuto osseo molto più resistente agli effetti diagenetici e tafonomici questo perché di fatto la combustione va a privare il tessuto osseo della componente organica del collagene che dà elasticità all'osso, ma lo rende anche molto più friabile. E quindi, qui è come se avessimo a che fare con dei veri e propri pezzettini di, di roccia: non c'è più materiale organico. È avvenuta, diciamo, una mh, completa riorganizzazione della matrice inorganica dell'osso, dell'idrossiapatite, e quindi anche il suono è un suono metallico <ride> sì, sì. Quindi non, non ragioniamo, ecco, ragioniamo in maniera diversa rispetto che al, eh, ai reperti scheletrici mh, inumati. Eh, ovviamente con poi tutte le limitazioni che si porta dietro questo tipo di reperti, non possiamo fare analisi del DNA, non possiamo fare analisi eh, ad esempio paleonutrizionali su dieta, quindi mh, tutta diciamo, la sfera poi degli isotopi stabili non è assolutamente applicabile al materiale cremato che appunto da una parte resiste maggiormente agli effetti della diagenesi, dall'altra parte le forti alterazioni chimiche che mh, accadono nel, nell'osso e di cui noi vediamo gli effetti poi a livello macroscopico, ad esempio qui fra, queste fratture sono tipiche del processo di combustione, non hanno nulla a che fare poi con delle alterazioni post-deposizionali e allora lì poi diciamo... Mh, Molte analisi vengono, mh, non possono essere effettuate. Questo invece è quello che viene recuperato diciamo, dalle fasi precedenti di mh, una prima, una pulizia preliminare grossolana del materiale. E, mh, Successivamente il materiale scheletrico è lavato e questo ci permette di fare delle considerazioni preliminari molto molto importanti. Innanzitutto ci permette di capire qual è il grado di combustione ehm, dell'individuo e soprattutto di evidenziare eventuali alterazioni tafonomiche legate. Alla deposizione dei reperti osteologici con oggetti di corredo di natura eh, metallica. E, ad esempio, qui vediamo delle tracce azzurre che mh, solitamente vengono lasciate, si imprimono In sulla corticale ossea, a seguito del contatto con oggetti, a seguito del contatto del reperto scheletrico con oggetti di. Ehm, di tipo cuprifero, ecco, di bronzo o in, o in rame. E queste prime osservazioni sono poi utili all'archeologo anche per capire a livello proprio di composizione e di ritualità funeraria quali sono gli oggetti che erano di accompagno. Al morto nelle fasi successive, eh, la combustione del cadavere, ma anche in quelle precedenti. In questo caso si tratta di una cremazione che, ad esempio, non ha restituito elementi metallici: quindi quello che noi sappiamo lo ricaviamo esclusivamente dalle ossa e lo ricaviamo però attraverso la pulizia del materiale osteologico, perché chiaramente su un frammento del genere, che è ancora sporco di terra, io non posso, non riesco ad osservare pattern cromatici così. Mh, poco visibili e quindi ancora una volta il processo di pulizia che viene sempre un po' fatto con noi anche dagli studenti è in realtà fondamentale perché ci permette sul campo di effettuare già le prime osservazioni che poi andranno approfondite con lo studio morfologico e morfometrico dei reperti in laboratorio. Il fatto che alcuni reperti eh, che vengono da cremazioni siano molto grandi significa che eh, le cremazioni non erano eh, fatte secondo canoni diciamo, particolari, non erano particolarmente eh, riuscite? O eh, vuol dire qualcos'altro? Allora, in realtà, questo è un mito da sfatare, e nel senso che la, la cremazione di per sé eh, non produce mh, grosse frammentazioni, del, frammentazioni importanti dello scheletro. Anche lo stesso mito del. Ad esempio l'espressione ha ah, le ceneri del defunto, l'urna contenente le ceneri. In realtà, la cremazione di un corpo non produce ceneri. Cioè quello che noi abbiamo è l'effetto poi di una frammentazione successiva alla raccolta dei, eh, dei reperti scheletrici stessi. In questo caso, ad esempio, abbiamo frammenti, questo è eh, ad esempio un femore, la parte prossimale di un femore eh, sinistro. Ed è di grosse dimensioni, però in, in questo caso, ma in realtà ovunque, il grado di frammentazione non è indice di una cattiva combustione o comunque di una scarsa efficienza della pira e ce ne accorgiamo dalle alterazioni cromatiche. Um, dei frammenti stessi, il bianco calcinato che vediamo su questi frammenti di cranio, ma che vediamo sullo stesso, sul femore stesso, è indice che le temperature hanno raggiunto almeno un valore compreso tra gli 800 e i 1000 gradi centigradi. Quindi significa che siamo di fronte ad una pira um, d'alta efficienza. Quindi la frammentazione non è assolutamente legata al. Um, alle modalità di combustione è qualcosa che viene effettuato dopo. Evidentemente, ma questo diciamo, è qualcosa che approfondiremo e, e che fa parte anche delle nostre domande di ricerca: la ritualità annora non prevedeva un'alta frammentazione del, del corpo, perché magari ecco. Eh, non vi erano esigenze particolari. Ad esempio le cremazioni, soprattutto dell'età del bronzo nella penisola, ma anche del, del, del primo ferro sono eh, caratterizzate da un'alta frammentarietà del, del reperto scheletrico rituale. rituale perché era funzionale al contenitore che doveva appunto ospitare i resti del, del cremato. E quindi più si frammentava, più si pestava. Ehm, i resti del, del defunto più eh, poteva, entrava nel, eh, nel contenitore. In questo caso parrebbe che non ci siano delle esigenze, ehm, diremmo, logistiche o comunque che la ritualità non prevedeva una grossa mh, frammentazione del, delle ossa. Qui lo vediamo anche con una porzione di bacino che è sostanzialmente integra. Queste sono fratture diciamo, post-deposizionali, quindi anche in questo caso non, è, non sono risultanti dalla, eh, dalla, dalla combustione. Ho ancora qui un frammento di parietale che comunque è di eh, grosse dimensioni rispetto a quello che solitamente ci si aspetta da una, eh, da una cremazione. Ho ancora qui femore, ad esempio anche questo accartocciamento della diafesi è tipico della cremazione e indica che al momento della cremazione il corpo era ancora avvolto dai tessuti molli. Quindi questo è un altro parametro che um, laddove osservabile ci restituisce un'immagine delle diverse fasi della ritualità. State ricostruendo quello che è un vostro lavoro eh, diciamo eh... Diverso per quanto riguarda la ricerca. Ecco qui cosa eh, ricercate in particolare? Qual è la vostra domanda? Allora, questa è una classe di materiale diversa rispetto a quanto abbiamo visto finora. Si tratta di reperti osteologici eh, provenienti dalle inumazioni eh, di età eh, punica eh, della necropoli di Nora. In particolare quello che stiamo facendo ora è eh, propedeutico all'analisi di carbonio e azoto, quindi l'analisi degli isotopi stabili per le ricostruzioni della uh, paleodieta. Um, campioniamo frammenti di osso sia da animali sia da uh, umani per capire da questi frammenti cosa gli antichi norenzi uh, mangiavano, quali erano le loro abitudini alimentari. In realtà l'analisi della paleodieta viene poi in soccorso anche all'analisi isotopica della mobilità effettuata questa volta sia sul campione cremato sia sul campione inumato proprio perché ehm, dal punto di vista isotopico la mh, provenienza geografica di un individuo è collegato a ciò che l'individuo ha mangiato durante la sua prima infanzia, che è effettivamente è quello che noi andiamo a estrapolare sia nello smalto dentale sia nel tessuto osseo di un particolare ossicino che si trova nel eh, temporale del, del cranio ed è proprio l'ossicino dell'orecchio che ci consente quindi di ricostruire le abitudini alimentari dei soggetti in età infantile. Ricordiamo questa tecnica che in realtà ha dato nel corso degli ultimi decenni risultati straordinari dal punto di vista archeologico. Eh, dagli isotopi si capisce la provenienza di un individuo, perlomeno dove questo individuo ha assunto latte e gli alimenti nelle sue primissime anni d'età. Esatto, è una tecnica che si basa sul principio che i valori ambientali di un particolare isotopo, l'isotopo dello stronzio, sono trasferiti attraverso la catena trofica dalla geologia al suolo, alla vegetazione, agli animali che si nutrono della vegetazione di una determinata macroarea geografica fino eh, a noi. Eh, ora qual è il problema? Il problema è che eh, il tessuto osseo rimodella. Quindi i valori, la firma isotopica registrata nel momento, al, durante la prima infanzia, andrebbe perduta se analizzata al, in maniera diciamo, non circoscritta a specifiche aree anatomiche ed è per questo che quindi, noi utilizziamo lo smalto dentale e la rocca pietrosa dell'osso temporale, che sono gli unici due distretti anatomici eh, del nostro corpo che non rimodellano in età successiva ai 2 e 6 anni e quindi registrano... Um, quasi come se fosse una fotografia, la, la firma isotopica legata al luogo in cui l'individuo è cresciuto almeno fino ai sei anni d'età. Che è come un'impronta digitale, difficilmente esiste un altro luogo che ha esattamente la, la stessa. Eh, sì. Per lo meno molto raro. Eh. Esatto, esatto. Per cui diciamo macro aree geografiche hanno delle firme esotopiche distinguibili eh, tra di loro. Ovviamente la firma isotopica dipende dalla geologia di un luogo, quindi aree con la stessa geologia possono avere delle firme esotopiche molto simili, però in realtà poi quello che noi andiamo ad analizzare non è tanto il rapporto isotopico nella geologia di un luogo quanto il livello di isotopo biodisponibile, quindi ci sono poi altri fattori ambientali, non soltanto la geologia, che vanno a ehm, ricostruire la, la firma isotopica di un luogo. Ecco, il lavoro che state facendo, che ci state ricostruendo, insomma, perché il taglio l'avete già fatto, se no l'oggetto fa un rumore sì. incredibile, <ride> e è proprio funzionale a... Eh, trovare questi elementi diagnostici per voi in fondo. Esatto, quello che noi andiamo a fare è campionare per ogni individuo che sia animale e umano eh, circa un grammo di osso e poi ehm, inviarlo a Cardiff, all'Università di Cardiff. Cardiff rientra all'interno del grande progetto bioarcheologico eh, sul sito di Nora e attraverso spettrometria di massa andare a eh, ricostruire eh, poi i valori isotopici eh, per ciascuno degli individui e andare a capire se è una dieta ehm, con maggiore apporto vegetale, maggiore apporto marino, maggiore apporto diciamo, di ehm, terrestre, carne ecco, terrestre. Dentro eh, i sacchettini cosa c'è? Eh, qui un po' di tutto in realtà. Allora, questi sono ad esempio frammenti di costa di un individuo proveniente da una delle eh, tombe in umazione e ehm, quello che noi andiamo a campionare è la parte centrale dell'elemento costale, e quella che tecnicamente dovrebbe essere più ricca di, eh, di collagene che eh, l'elemento che noi analizziamo per poi estrarre azoto e carbonio. O ancora, ad esempio, qui eh, abbiamo un metapodiale di, eh, di capra, in questo caso già pronto a eh, essere inviato, per cui in origine l'osso. Ecco, qui alla capra cosa chiedete? Mentre sull'uomo è, è chiaro, no? La capra in realtà ci serve per costruire la baseline, cioè il, gli animali che noi campioniamo in questa fase servono a ricostruire quello che era l'ambiente trofico in cui poi l'uomo si approvvigionava e rispetto agli animali dove l'uomo si colloca all'interno della catena trofica, cioè. A livello isotopico, ovviamente, cioè se ha dei valori ehm, più alti, più bassi in azoto rispetto ai carnivori, rispetto agli erbivori. Questo cosa vuol dire? Questo ti restituisce eh, il tipo di dieta. Valori molto alti in azoto indicano verosimilmente una dieta ad alto consumo di risorse marine, valori più bassi in azoto ehm, o. Con diciamo il giusto apporto poi del carbonio, ti possono indicare che tipo di dieta terrestre, carnivora terrestre l'individuo seguisse o ad, che apporto di legumi, eh, qual era l'apporto in buona sostanza di proteine del, dell'individuo. Tutto questo diciamo tramite questo lavoro che sta facendo. Tutto questo tramite comincia con eh, il, il taglio, la pesatura, per poi ecco. Ehm, Venire processato chimicamente attraverso l'estrazione del collagene e poi sul collagene eh, andare a eh, estrarre i rapporti di carbonio e azoto.